Sono state completate le procedure degli uomini della USMAF e dei medici dell'ASP di Ragusa a bordo della Ocean Viking, un'operazione necessaria per effettuare i tamponi e verificare se a bordo vi siano casi di Covid-19. L'equipe siciliana è rientrata ieri pomeriggio a Pozzallo dopo essere stata a bordo della nave ONG SOS Mediterranea. Adesso si attendono gli esiti dei tamponi. Intanto le condizioni meteo-marine sono in peggioramento, continuano a destare preoccupazione in un contesto problematico come quello dichiarato a bordo della nave. È stato dichiarato lo stato di emergenza a bordo per le condizioni psicologiche dei migranti. 5 di loro nei giorni scorsi si erano buttati in mare con intenzioni suicidarie. Al momento, nonostante la richiesta di Medevac, l'evacuazione medica per 43 dei 180 a bordo, non è stato disposto alcun provvedimento. Durissimo il commento dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha accusato lo Stato italiano di essere assente. 5 dell'ASP, 2 dell'USMAF. La regione ha fatto 180 tamponi sui migranti della Ocean Viking al largo di Pozzallo, scrive su Facebook l'assessore, e si è sostituita allo Stato. Non mi pare una cosa normale, ma voglio ringraziare i medici dell'ASP di Ragusa. Qualcuno a Roma però dovrebbe iniziare a chiedersi perché in Sicilia l'USMAF non ha personale per adempiere ai suoi compiti istituzionali e fare qualcosa subito. La nave di soccorso noleggiata da SOS Mediterranea ha salvato 181 persone in quattro operazioni di salvataggio lo scorso 25 e 30 giugno. Nelle regioni di ricerca e soccorso, le cosiddette SRR di Azione Maltese e Italiana. Subito dopo il salvataggio, la nave ha inviato 7 richieste per un porto sicuro alle autorità marittime italiane e maltesi per lo sbarco di tutti i sopravvissuti. La nave ha finalmente ricevuto l'istruzione di dirigersi a Porto Empedocle. Oggi avverrà lo sbarco. Dopo i controlli, i migranti potranno fare la quarantena obbligatoria, probabilmente a bordo della nave Moby Zaza.